Maggio 1973. In Libia, il colonnello Muammar al-Gheddafi proclama la rivoluzione culturale islamica. È giunto per noi il momento, egli afferma, di cominciare a bruciare i libri che contengono ideologie capitalistiche o ebraiche o comuniste dell'Est e dell'Ovest. Le sole vere ideologie che saranno consentite in Libia sono quelle che derivano dal libro di Dio, il Corano. Muammar Gheddafi, figlio di un beduino appartenente alla tribù berbera di Gheddafa, nasce nel 1942 in una tenda nel mezzo del deserto. 17enne, fonda una società segreta con l'obiettivo di rovesciare Re Idris. Il 1 settembre 1969, Gheddafi, al comando di 60 giovani militari, occupa a Tripoli e a Bengasi uffici governativi, installazioni strategiche, sedi radiotelevisive, nonché il Palazzo Reale. Nella primavera del 1970, quando ormai controlla pienamente la situazione, Gheddafi espelle dalla Libia gli anglo-americani delle basi militari di Tobruk e di Willows. Dopo pochi mesi è la volta degli ebrei e dei 20.000 italiani residenti in Libia da più generazioni. Nel 1972 Gheddafi si accosta all'Unione Sovietica, che fornisce alla Libia armi in cambio del petrolio. Il dissenso con l'Egitto culmina nel luglio 1977 con duri scontri alle frontiere. La frattura diviene irreversibile dopo la pace tra Egitto e Israele. Gheddafi difenderà vari movimenti rivoluzionari nel mondo. In Uganda aiuterà il dittatore Idi Amin Dada.